11ª conferenza di organizzazione del nostro movimento a metà mandato, per valutare lo stato d'avanzamento di quanto ci siamo prefissati all'inizio di questo quadriennio e per insieme affrontare il cambiamento, le situazioni che si stanno evidenziando. Aree diverse di valutazione, di discussione, gruppi di studio per appunto vedere cosa abbiamo fatto e cosa c'è da fare. Sul versante della collaborazione internazionale, della nostra presenza in Samaritan International, nella nostra rete europea, ma non solo, nella cooperazione, nelle adozioni. I giovani, una scommessa che stiamo ancora costruendo con qualche difficoltà, ma vediamo negli aspetti positivi per andare avanti. Le problematiche sociali, la nuova frontiera del bisogno in Italia e come noi come ANPAS ci possiamo presentare, offrire per, non dico risolvere, ma affrontare appunto queste emergenze sociali. La parte riguardante poi il sanitario, la nostra core mission da sempre storica, e quello che si sta problematicizzando rispetto all'affidamento dei servizi e alla bella nuova legge quadro, la legge 106, che però in questo momento stiamo cercando di collaborare a far costruire al meglio quei decreti delegati che saranno un po' un elemento fondamentale per permettere ancora la nostra presenza migliore rispetto al passato. Il servizio civile universale finalmente rilanciato e momento ulteriore per diffondere e contaminare la nostra idea di cittadinanza attiva nei giovani. Il codice etico, un lavoro di costruzione, di crescita e di miglioramento della qualità per poter essere trasparenti, comunicativi verso l'esterno con modalità corrette di gestione dei servizi e delle attività e della democraticità del nostro servizio.